seconda edizione del Gran Galà del calcio dei dilettanti. Insomma, questa bellissima idea di Matteo, ma di New Beliar e di Arezzo Notizie in genere, si concretizza per il secondo anno consecutivo. Si concretizza per il secondo anno consecutivo, anzi ci piacerebbe quasi pensare che si afferma per il secondo anno consecutivo. È stata una bella cavalcata, un po' più facile rispetto all'anno scorso, perché già le squadre iniziavano a interessarsi a metà anno se lo avremmo rifatto, che tipo di premi avremmo dato. Insomma, alla fine è stata una bella cavalcata, però ci siamo divertiti, abbiamo trovato anche nuovi amici, perché insomma, avere nuovamente a disposizione la casa dell'energia non è cosa da poco, è una bellissima struttura, ci eravamo rimasti affezionati all'anno scorso e siamo davvero contenti di essere tornati qui. Dal punto di vista calcistico ci sono state sorprese particolari, ovviamente sia nelle categorie, insomma, quelle dei ragazzini piuttosto che degli adulti? Sicuramente, la cosa bella è il fatto che l'anno scorso, cercando il gesto di fair play, non lo avevamo trovato. Quest'anno invece siamo riusciti a trovare un ragazzo che ha alzato la mano durante la partita e ha detto: signori, non è angolo, ho preso gol. Quindi insomma è forse il più bel gesto al termine di una stagione dove insomma anche Arezzo TV l'ha visto. Purtroppo dico in prima persona, perché insomma è stato il brutto gesto dell'arbitro che ha ricevuto un calcio, quindi alla fine è anche un bel gesto che speriamo possa conciliare il tutto. Ecco, che ha visualizzato 2,5 milioni di, appunto, di visualizzazioni quel nostro servizio, e speriamo che però invece il gesto del fair play faccia altrettanto, così bilancia magari il calcio all'arbitro. Magari sono altri 2,5 milioni di visualizzazioni anche questi, speriamo. Senti, la vostra idea è vincente per tanti motivi, a parte dare risalto a questo spaccato, insomma, di realtà sportiva, ma la conciliazione con l'online, quindi con Arezzo Notizie, con la vostra cooperativa, che dà ovviamente visibilità in senso lato alla manifestazione. Sì, quello che poi naturalmente ci premeva è il fatto che non la vogliamo mai far passare come un'iniziativa che deve essere la festa di un quotidiano. Non a caso noi abbiamo invitato, proprio in qualità di premianti, tutti i giornalisti di varie testate aretine, proprio perché deve essere non solo la festa di tutte le squadre, dai più piccoli ai più grandi, ma proprio anche la festa di tutti, compresi i giornalisti, addetti ai lavori, perché poi dopo alla fine i dirigenti che sono dietro a queste squadre non percepiscono stipendi, sono gente che è volontaria, e addirittura, stando alle ultime indagini che sono state fatte, è gente che in fondo all'anno ci rimette soldi di tasca propria, quindi è giusto e doveroso rendere omaggio a loro.